te pedi, batti in tocori, mi scurri in te vini, uluri d'ossuli, che cattu mi fa, come un bergamotto, sapuri mi dà, né autunno né inverno, solo primavera, un mare di verde, montagne di sabbia, la porta è aperta, la mattina a sera, ti voti e ti giri, è solo Calabria. Solo primavera, un mare di verde, montagne di sabbia, la porta è aperta, la mattina sera, ti voti e ti giri, è solo Calabria. Le città di mare sono i punti del mondo dove vanno a finire i rumori di fondo delle autostrade, le città di mare che fanno pensare un giro tondo di incontri mancati e di grandi amori e notti di estate passate fuori e la luna che nasce per potersi specchiare. Le città di mare affacciate alle stelle come donne al balcone. Allora amici, ciao a tutti, amici di Video Calabria di Sei Calabria Se Se. Siccome ci siamo, ma non so dove siamo, regia per favore geolocalizzami. Bene, benvenuti a Pizzo Calabro. Pizzo, il paese del gelato, il paese del tartufo, il tartufo di Pizzo. E siamo venuti a chiedere agli abitanti di qui, i pizzitani, perché sei di Pizzo Se. Allora, come mai siete venuti a Pizzo? Vabbè, siamo fatti un giro. E lei si gira, è la prima volta che viene qui a Pizzo? La seconda volta, la prima volta, siccome la prima volta non si scorda mai. Erano i primi di giugno, quindi è una bellissima giornata, piena di turisti. Come mai hai deciso di... tu sei di Vibo, hai detto, e l'hai portata qui a Pizzo perché? Vabbè, Pizzo è una bellissima cittadina, e poi è caratteristica. Cosa ti è piaciuto di Pizzo la prima volta che sei venuta? L'ambiente, il borgo, le stradine, i palazzi, tutto molto... una bella, anche le persone, la cordialità. Le persone secondo me ti piacciono più quelle di Vibo? Sì, una in particolare. Allora, ti ha fatto mai assaggiare il gelato di Pizzo? Ovviamente, la prima cosa, siamo venuti qua a Pizzo, la prima cosa che abbiamo assaggiato è il tartufo. Il tartufo, vabbè, tu vuoi vincere facile, vuoi prendere l'amore dalla gola col tartufo di Pizzo e vuoi veramente conquistarla al primo giorno. E così è stato perché siete tornati qui. Assolutamente sì, certo. Cosa stavate facendo adesso? Un bel selfie? No, sì, stiamo guardando. Ce lo facciamo un selfie insieme così poi lo tagghiamo su Instagram. Quindi possiamo dire, iniziamo a dire, sei di Pizzo Se, porti la ragazza a mangiare il gelato. Dunque, certo. Se vuoi vincere facile. Certo. Facciamo sta foto insieme, dai, facciamo sta foto insieme. C'è il sole. Va bene, facciamo lo stesso. Stretta e chi va di fretta sa quello che vuole. Chi passa la vita a guardare il mare. How are you? Non so, dai, parli italiano? Un po', sì. Di dove sei? Sono dalla Slovenia. Slovenia. Come mai sei capitato qui a Pizzo? Facciamo una gita. Gita? Quanti giorni sei qua? Solo per oggi. Solo per oggi? Solo, per oggi, solo un giorno, sì. Come mai hai deciso proprio in tutti i paesi della Calabria e hai scelto proprio Pizzo Calabro? Perché si trova vicino a Tropea. E quindi abbiamo... Hai deciso di fare una piccola gita? Esatto, facciamo una gita prima a Pizzo, poi continuiamo a Tropea. Sei appena arrivato questa mattina? Sì. Hai deciso già cosa visitare questa mattina a Pizzo? No, siamo appena arrivati, 20 minuti fa, quindi non, visto, non tanto. Sei fortunato perché sei appena arrivato e hai trovato me, Alvin Tripodi di Video Calabria. Saluta in sloveno gli amici di Video Calabria. Giulio, sì. E adesso, guarda, c'è questo piccolo scorcio di mare, questa bella costa, il borgo con i murales. A prima impressione, che impatto hai avuto con Pizzo? Cos'è la cosa che ti è piaciuta di più arrivando qui? Che Pizzo è una città con un carattere, è un po' diversa di tutti gli altri. Mi piace un sacco.
tanti paesi, tanti piccoli paesini sembrano molto uguali. Qua si sente un cos'altro. È differente, un po' no? È differente, sì. Si distingue dagli altri paesini. Sì. Quindi possiamo dire che sei della Slovenia se vai a visitare Pizzo. Esatto. Sei di Pizzo se accogli anche i ragazzi della Slovenia. Meno. Saluta gli amici ancora di Video Calabria. Ciao. Ciao, salutaci la Slovenia. Grazie. Lei ci può fare un pochino da cicerone e spiegarci cosa c'è di bello da vedere a Pizzo? Perché lei, essendo di qui della zona, credo sappia anche un pochino. C'è il castello di Murat, poi c'è la bellissima piazza, si può gustare il tartufo che è buonissimo, poi c'è la marina giù e ci sono tanti posticini da visitare. Allora, noi siamo Video Calabria, il programma si chiama Sei Calabrese Sei, in questo caso siamo a Pizzo, quindi stiamo chiedendo alle persone sei di Pizzo Sei, allora ci devono dire un qualcosa di caratteristico, qualcosa di particolare che caratterizza i pizzitani, quindi lei cosa ci dice? Sei pizzitano Sei? Mangiare il tartufo. Il tartufo va per la maggiore, il tartufo va per la maggiore. Andremo a assaggiare il tartufo, grazie al signor autista di Passeggini, grazie. Andiamo subito. Sì, Video Calabria, lei segue Video Calabria? Tutti i sera, quasi. Quindi è un vero calabrese. È logico. E allora? Nato di Pizzo. Lei è Pizzo, nativo di Pizzo. Pizzo. Quindi sei di Pizzo, se? Sei pizzitano. Sei pizzitano, da quanti anni? 65 anni. Cosa fa da 65 anni a Pizzo? Lavoravo. Lavorava? Lavorava. Perso il lavoro? Lavorava a Vibo Marina. Vibo Marina, cosa faceva Vibo Marina? Pesci. Lavorava con i pesci, cosa faceva? Lo squalo faceva? No. Io lavoravo nelle celle frigorifere. Nelle celle frigorifere. Pesce congelato. Pesce congelato, quindi un freddo cane proprio. Ho preso una broncopolmonite acuta. Una broncopolmonite acuta, però lei è ancora qui perché i pizzitani sono veri e sono duri. Domani sera. No, domani sera, fra qualche giorno. Noi stiamo chiedendo alle persone perché sono di Pizzo. Lei perché si sente pizzitano? Perché sono nato a Pizzo. Io vado in un altro paese e non ce la faccio a stare. Niente, non ce la fa. Sono stato 4 anni a Roma. E poi perché è tornato? Ce la faccio, soffrivo. Cosa faceva a Roma? Lavoravo con i muratori. Con i muratori, dai pesci e i muratori? Sì, tutto facevo. Nelle celle frigorifere con i muratori? Sì. No, le celle frigorifere quando sono venuto a Roma. Invece a Roma costruiva le case. Con mio fratello. Poi è tornato a Pizzo perché? Sono andato a lavorare con i pesci. Ecco. Quindi sei pizzitano se non riesci ad allontanarti, ma torni sempre qua. È nato qui? Non c'era più. Nel borgo? Non c'era più, nell'ufficio postale. Dove c'è l'ufficio postale? Ci faccia vedere il borgo, come si chiama? Come si chiama il vicolo di là? Sì. Il suo vicolo, come si chiama? Sì, si chiama così. Il vicolo dove abitavo io, si chiamava Via Gesù. Via Gesù. Numero 5. Via Gesù numero 5. Abbiamo conosciuto il signor... Il signor... Sgro Vincenzo. Vincenzo, saluta gli amici di Video Calabria e ripeti, sei di... E tutti i pizzitani. Sei di Pizzo, se... Puoi girare il mondo ma torni sempre qua. Sempre a Pizzo. San concerto, e sto santi lena lotto. Noi volevamo farci dire qualche personaggio particolare, qualche... Ce n'è un sacco qui. E raccontaci un po', da chi possiamo andare a farci raccontare un po' di storie? Di storici quelli. Loro sono degli storici di Pizzo. Sì, è vero, sono tutti anziani. Però io questi storici adesso in questo momento... Per esempio Pizzo, perché il nome Pizzo? Da cosa deriva? Perché questo nome? Perché deriva, ma sono Pizzo. Perché il nome Pizzo, il nome della città di Pizzo, da dove nasce? Perché questo nome? Prego. Mi metto qua. D'origine la Pizia. La Pizia era? La Pizia, paese. La Pizia era il nome antico di... Di Pizzo. Di Pizzo. Sì. E poi è venuto modernizzato e diventato... Modernizzato e diventato... Pizzo. Pizzo Calabro. Pizzo Calabro. Ma in questo paese stiamo cercando delle personalità particolari, degli artigiani, delle persone... Per esempio io qui dietro vedo delle navette, no? Un'ave. Sì. Aspetta, muratore storico? Storico. Cosa vuol dire muratore storico? Muratore che è una vita che fa il muratore. Quindi è storico che... È storico vero. E nei libri di storia, come si chiama lui? Parla con lui, va. Il più vecchio muratore di Pizzo. Allora, quindi Pizzo l'ha costruito lei in pratica? Ma magari lo costruiva Pizzo. Questa era, eravamo ricchi, ristrutturava dei vecchi appartamenti, delle ristrutturazioni. Però c'è la sua mano aveva anche su Pizzo. Aveva una piccola impresa. C'è la sua mano anche su Pizzo. Sì. Quindi ragazzi, lei è il signor? Lico Antonio. Lico Antonio. No.
Ragazzi, se Pizzo è così bella è anche merito del signor Antonio e delle sue mani. No, sono più vecchio di me. Vabbè, se lei ha contribuito, lei ha contribuito. Certo, quello che ho potuto fare ho fatto. Certo. Noi stiamo chiedendo alle persone perché sono di Pizzo, perché si sentono pizzitane. Lei, signor Antonio, sei pizzitano? Sì, pizzitano. Nato a Pizzo. Perché si sente pizzitano? Perché non lo so, perché la mattina, non può rinunciare alla chiacchierata con gli amici, perché... Non siamo in pensione, adesso facciamo girare la mattina, poi sediamo e poi giriamo. No, ma che possiamo fare? Ormai il lavoro l'abbiamo fatto. E buono, adesso bisogna riposarsi. Bisogna riposarsi. Quale migliore città per riposarsi di Pizzo Calabria? C'è gente che viene da lontano, lei che è nato qui ha una grande fortuna, signor Antonio. Magari. Non parte. Secondo lei cosa può essere? Non lo so, non ne capisco. Lei se ne intende? No. Tutta l'intendo. Secondo me non ha benzina. No, la benzina c'è. Ce l'ha. Come fanno? È partita, hai visto? Gli abbiamo messo paura ed è partita. Come ti chiami? Michele. Michele, tu fai servizio in navetta, qui porti in giro i turisti a Pizzo? Facciamo giro turistico. Giro turistico, facciamo un po' di pubblicità alla tua mitica Ape. Come si chiama quest'ape? Gli hai dato un nome? Ape Calessino. Facciamo questo giro. Pizzo, sì. Piedigrotta, centro storico. Adesso sei libero o sei occupato? No, sto andando via. Stai andando a prendere? Torni qua? Sì. Dopo magari facciamo un giro con te. Ok. Sei di Pizzo? Sì. Da quanti anni sei qua? Abito da 4 anni qua, non sono proprio di Pizzo. Ci vediamo dopo. Ok. A dopo. Ciao. È su Luca Lab. È su Luca Lab. Mi sono innamorato di te perché non volevo più stare solo il giorno, volevo parlare dei miei sogni. E buon pomeriggio anche alla gente che a Pizzo non viene a divertirsi, a fare il turista, ma a lavorare sodo. Certamente, è il nostro lavoro che dobbiamo lavorare, questo qua. Di dove siete? Seminara. Di Seminara, venite a Seminara per esporre e vendere questi bellissimi manufatti che questi li fate voi, li facciamo vedere? Sì, c'è anche Ditto Domenico. Questi di cosa si tratta? Che cosa sono? Questi qua è tutta la merce. Come si chiamano? Ha un nome specifico? Noi normalmente questo qua si chiama il pesce, però noi lo chiamiamo upisci. Upisci. A cannata per dire. A cannata che anticamente serviva questa cosa, a cannata, un bom. Vino per bere, sì. E poi per dirvi c'è. Poi ci sono anche queste figure un po', diciamo, umane, apotropaiche. Questi qua sono le persone che andavano a lavorare una volta, che infatti noi chiamiamo babbuino. Ubabbuino. Sì. Che sono marito e moglie, infatti. Come un babbuino, come la scimmia. Sì, tranquillamente. È così. Infatti, se voi notate, giusto. Perché questo... proprio un babbuino? Perché una volta si chiamava un babbuino, ora per dirvi si chiama l'uomo e la donna, ma infatti. Però è rimasto questo nome particolare, un babbuino. Un babbuino, sì. Cos'altro c'è di particolare? Vedo altre forme molto carine. C'è la pigna. La pigna? Poi porta fortuna della casa. Dopo c'è per dirvi la maschera. L'anfora con la maschera così, che questa qua sembra una nostra produzione pure. Ha un nome particolare oppure una maschera No, è una maschera quella là che facciamo. Questo cos'è? Un riccio? Un riccio, sì, come riccio ci sono diversi colori, c'è sul marroncino, c'è sul blu, c'è sul verde. Le pigne ci sono sia quelle grandi che sia piccoline. Questo è un gabba compare, noi chiamiamo. Un gabba compare. Questo qua in fin da conto si chiama gabba compare perché chi sa bere qua? C'è in fin da conti un trucco per bere qua. C'è un trucco per bere, magari tu davi da bere a una persona e lui restava fregato perché non sapeva. No, si bagnava tutto. Television, welcome to Pizzo, my friend! Yeah! Welcome to Pizzo! Where are you from? Bulgaria! Allora devi dire eu venho da Bulgaria. Repeat, eu venho da Bulgaria. Eu venho da Bulgaria. E vinni a Pizzo Calabro? A vinni a Pizzo Calabro? Per chi a Calabria mi piace assai. What up? Per chi a Calabria? Mi piace assai. Mi piace assai. Piace Calabria? Sì, certo. E salutate nella vostra lingua un piccolo little... Bulgarian language. Zdravejte všichni od Pizzo. Nel dubbio assorda, io non ho capito niente, però grazie amici miei. Batti 5, give me 5. Everybody, 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 everybody.
E cosa stai facendo vedere di bello a queste... Loro sono tutte della Germania? Sono tutti della Germania che io devo adesso portare a mangiare. Purtroppo abbiamo poco tempo, che non è un sì, quando si viene in Calabria si ha poco tempo, purtroppo si deve mangiare in aeroporto e hanno poco tempo per mangiare. Quando si viene in Calabria non esiste poco tempo per mangiare. Chiamate a casa, tu traduci loro, chiamate a casa, si mangia per tre giorni di seguito qui. Infatti, also man kann ja nicht in einer Stunde essen, man muss zu Hause anrufen, wir kommen später, wir essen drei Tage. Allora, chiedi cosa hanno col... da cosa sono stati colpiti qui a Pizzo. Noi ci chiamiamo Sei Calabrese Sei, in ogni città chiediamo also, una particolarità. Ich soll euch fragen, delle... jetzt seid ihr jetzt gerade nach Pizzo gekommen, ist irgendetwas, was euch besonders gerade beeindruckt hat? Allora, sono stati impressionati da tutti, dal mare cristallino, da quel cielo blu, da quella meravigliosa piazza e molto sorpresi che c'è la televisione, sembra che l'abbiamo organizzata. No, è una cosa veramente improvvisata. Bene. Allora, vogliamo farci fare un saluto in tedesco da qualcuno? Scegline uno tu. Okay. Oppure tutti insieme, anzi, facciamo così, organizziamo questa cosa qua. Al mio tre, io dico sei calabrese sei e loro guardi video Calabria, ok? Possiamo farlo? Tutti insieme. Allora amici di Video Calabria, sei calabrese se... Guardi Video Calabria! Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, buon tutto. È ancora una persona che lavora qui a Pizzo. Sì, sì. Questa splendida giornata. Nella gelateria. In questo splendido paese. Come mai? Che stai facendo? Qui ancora estate. Sembra siamo arrivati a fine ottobre, però qui ancora estate, fortunatamente. Tu come ti chiami? Io sono Eliseo. Eliseo, stai lavorando? Nella gelateria Belvedere. Gelateria Belvedere, ci hanno molto parlato di questa gelateria. Diciamo che è la più antica di Pizzo. Quindi... abbiamo beccato la gelateria più antica di Pizzo, quindi possiamo dire che sei di Pizzo se... Se conosci la gelateria Belvedere. E allora andiamo alla gelateria Belvedere. Gatto, il soprannome di famiglia, Gatto. 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 Gelateria Belvedere, andiamo. Serva solo campare per capire chi campi a fare. Ogni dubbio e non pensiero che ti aiuta. E buon pomeriggio al Belvedere! Come stai? Bene, tu? Aspettami, faccio il giro, vengo da te. Sì, aspettamili non scappare. No, sono qua. Aspettami, non è che scappi. No. Non è che io vado e non ti trovo più. Sono sempre... Arrivo. Dove sei? È scappato. È qua. Come ti chiami? Antonio. Da quanti anni lavori qui? Sono 40 anni che sono 40 qua. Anni? Da 40 anni che non scappa in pratica, da 40 anni che è qua. Sono da bambino che ero qua. Da bambino, proprio qua, non sei mai tornato a casa, 40 anni qua dietro il banco. Mandate a casa, ma anche un po' di ferie lui che... Ecco il proprietario. Il proprietario, possiamo... Sì. Raccontaci brevemente la storia di questo locale. Lui la storia non lo sa. E prego, venga da questa parte. Lei è il signor? Il vecchio proprietario. Vecchio proprietario? Dall'anno scorso è il proprietario del Belvedere? Adesso c'è mio figlio Mimmo e Fabio. Ma sì, lanciamo i giovani. Ho lasciato l'anno scorso. C'è il direttore Eliseo, collaboratore dell'azienda. Eliseo è il direttore? Direttore. Ma lui si è presentato come Garzone, no? Come direttore? Dipende, Garzone da chi? Ma va, mi cancella i parolacci, eh? Garzone. Non si può raccontare a tutti ogni momento la storia del tartufo, la storia di Pizzo. No. Ma è una cosa che sanno un pochino tutti. Noi stiamo chiedendo alle persone oggi, sei di Pizzo se, dobbiamo farci dire dalle persone perché sono di Pizzo. Se alla mattina ti alzi, bevi il caffè in quel determinato posto, se al pomeriggio fai una... Pizzo, c'è niente. È vero? C'è il tartufo di Pizzo. Lui ha detto non possiamo raccontare la storia, però alla fine torniamo sempre là. Sei di Pizzo se... Sì, certo, col tartufo. Le ripeto, io sono nato qua dentro. È nato proprio qui nel bar. Ci faccia vedere, dov'è nato? È nato qui. Nel 1941. L'ostetrica era in quella finestra. Allora, di solito i personaggi... Si è sentita male la chiamata, dice, comare Peppino, venite che tetelle sente male mio padre. E mi fece il caino. Di solito dove nascono i santi, dove nascono le personalità importanti, nascono le chiese, invece dove è nato il Signore è nata una gelateria. Allora era già gelateria. Allora la mammina, non la chiamiamo l'ostetrica, dice è nato un bell'angioletto e mi hanno chiamato Angelo. E hanno chiamato Angelo. Il tartufo, oltre alla gelateria, è tutt'altra cosa, perché negli anni... Il tartufo è qualcosa in più di un semplice pasto, è uno stile di vita. E nel 53 è nato.
Il segreto per il tartufo, per fare un buon tartufo, qual è? Lei che è Angelo, è da anni che lo fa, lo sa. Cosa principale, attenersi alle regole dello Stato, all'igiene, pastorizzazione, abbattimento, prodotti di prima categoria per dare un buon gelato. Dove scappa lui? Perché scappa? C'ha paura, come vedo. Paura di chi? Che lo vede paura di me. Lo vedono in tutta Italia, c'ha paura. C'ha perché? Genova, e allora c'ha paura. Non vuole farsi vedere, farsi fare un saluto da Genova. E non lo so, adesso lo chiamiamo di nuovo, vediamo se... Lo chiamiamo di nuovo. Qui dove ci troviamo? Come si chiama questa? Pizzo Calabro. Precisamente è il Belvedere. Come si chiama questa zona qui? Piazza della Repubblica. Piazza della Repubblica. Sì. Arriva più gente qui che a Venezia. Arriva più gente qui che... Perché viene qui la gente? So perché. A vedere chi? Ci abbiamo gli affacci sul mare, allora si vede che gli piacciono. Lei quante volte nella sua vita ha visto l'affaccio? Sono qua. Lei è nato qua. Pensa, 70 anni è nato qua. 70 anni fa è nato qui a Pizzo Marina. Pizzo Marina. Giù. Ancora più giù, nel mare. Nel mare. È nato nel mare, anche lei è di qua, di Pizzo, di Pizzo. Io sono nato proprio a Mare d'Aberto. A Mare d'Aberto? Te lo dico seriamente, non sono un fesso. Come è successo andare a mare? Ma io mi sono cresciuto a mare con la barca con mio padre, no? Andavo quando era ragazzino, di 8 anni, 9 anni. Dopo sono cresciuto e dopo sono andato a lavorare nel porto. Ho fatto il scaricatore di porto io, no? È una vita in mare, ho passato più vita in mare che qui di piedi a terra. Pure adesso che ho 72 anni, io faccio un sacco di lavoro adesso, pure che c'è 72. Lei non ha i polmoni, c'ha le branchie. Ma speriamo che rimango sempre lei non di ha i piedi, c'ha le pinne. Esattamente, bravo come dice lei, sì. Io quando vado al porto a lavorare, quando finisco del porto me ne vado a mare a pescare. Una volta faceva il cuoco nel ristorante pure. Ristoranti qui a Pizzo? Alla Marina, Pizzo. E cosa cucinava di buono? Tutti i pesci. La specialità di pesce che cucinava bene lei. Io guarda, io l'antipasto di mare lo facevo io. L'antipasto di mare, cosa c'era in questo antipasto? C'era polpo, c'erano calamaretti. C'era il polpo. Il polpo, calamaretti. E chelli di granco pure. E c'era giardiniera. C'era cozzi, c'era vongole, però io spremuto, mettevo 15 limoni spremuti e olio d'oliva. E allora io ne facevo per 100 persone. Tu ci credi che tutte le sere questo antipasto andava a finire? Andava a rubare. Sì. Me lo chiedevano tutti quanti, guarda. E allora concludiamo, siamo arrivati qui a Piazza Alcalà. Piazza Alcalà, io sono nato qui a Pizzo, a Maiorato, provincia di Vibo Valentia. Però da 50 anni abito qui sotto, vengo qui sotto a lavorare, a fare qualche lavoretto. E lei abita qui vicino Piazza Alcalà, dove c'è anche l'hotel. Di là. E questo splendido paesaggio con il mare vicino, la spiaggia e tutto. Allora signora, noi abbiamo fatto un giro a Pizzo oggi e ci hanno detto che ovviamente non è solamente la città del tartufo, la città del gelato, ma è anche una città dove c'è un mare splendido, un pesce buonissimo, tantissima gente. Bellissimo, per chi va a mare è bellissimo, io non vado mai a mare. Perché non va a mare? È perché non ho tempo. E dove vai, in montagna? No, al lavoro. Al lavoro? Al lavoro. Ah sì, c'è bisogno anche di gente che lavora, perché Pizzo abbiamo scoperto che è bella così, perché c'è anche gente che lavora tanto e la rende così bella. E allora vogliamo fare un saluto agli amici di Video Calabria, tutti insieme. Come si chiama lui? Spillo, vieni qua, Spillo. Spillo, 13 anni, ciao. Vieni qua, Spillo, vieni qua. Allora, facciamo un saluto agli amici di Video Calabria e insieme a me ripetiamo: sei calabrese se guardi Video Calabria. Allora, sei calabrese se guardi Video Calabria. Ciao amici, alla prossima puntata. Profumo di mari che bagna me peli. Battito cori, mi scurri in te vini, uluri d'ossuli, che caddo mi fa, come un bergamotto, sapuri mi dà, né autunno né inverno, solo primavera, un mare di verde, montagne di sabbia, la porta è aperta, la mattina a sera, ti voti e ti giri, è solo Calabria.
solo primavera, un mare di verde, montagne di sabbia, la porta è aperta, la mattina sera, di volte ti giri, è solo Calabria.